Siamo nella chiesa del Santissimo Sudario con Don Domenico Repice che ci parla del convegno Volti da riscoprire. Sì, questo più che convegno lo chiamerei un ciclo di conferenze che abbiamo organizzato con il vescovo del settore centro, Don Matteo Zuppi, Monsignor Zuppi, e con il rettore della chiesa di San Silvestro in Capite a Piazza San Silvestro, qui vicino a Roma. E nasce questo ciclo di conferenze perché tornerà per un certo periodo, non sappiamo ancora bene la data precisa, un'antica immagine che era chiamata l'immagine edessena, che era venerata in questa chiesa e che nel 1870 fu fatta portare da Pio IX, poco prima dell'ingresso delle truppe sabaude nella città, in San Pietro in Vaticano. Allora, per un certo periodo dovrebbe tornare questa antica icona, e allora con l'occasione abbiamo pensato di organizzare un ciclo di conferenze in cui si potesse trattare sia il tema dell'icona in sé, questa antichissima immagine, e più anche il tema della devozione al volto santo, che nella città di Roma è stato molto importante per tutto il primo millennio cristiano e anche oltre. E anche parlare poi del volto santo del terzo millennio, che è la Sindone. Quindi abbiamo invitato, e sono venuti tutti in maniera amichevole e gratuita, tanti relatori che ci stanno aiutando qui in questa chiesa, come in altre chiese, in altri luoghi, a affrontare il tema del volto, sia del volto santo, il tema della Sindone, però poi abbiamo anche allargato un po' l'orizzonte, cercando di comprendere anche il tema del volto come simbolo della relazione all'interno della famiglia, della relazione spirituale. Infatti questa sera anche il rettore di questa chiesa, Donaldo, ci parlerà della sua esperienza, dell'esperienza della comunità Giovanni XXIII, quindi dell'incontro col volto della povertà. E questo è un modo per prepararci in qualche modo all'ostensione della Sindone del 2015, che avverrà il prossimo anno, e con l'associazione che si chiama Amici Romani della Sindone e l'altra associazione di cui io faccio parte, che è In Novitate Radix, abbiamo pensato appunto di offrire queste occasioni di incontro, ecco, quindi sono conferenze di carattere divulgativo, non lo chiamerei convegno, anche se i relatori sono tutte personalità. Abbiamo avuto il piacere di avere la professoressa Marinelli, il dottor Di Lazzaro dell'Enea, Padre Pasquale, che è il decano della facoltà di filosofia dell'UPRA, Marco Guzzi verrà, che è filosofo, poeta, fondatore dei gruppi Terzi Pace, verrà anche Monsignor Mani, arcivescovo emerito di Cagliari, il vescovo Zuppi, il direttore della Caritas, Don Enrico Feroci, il direttore dell'ufficio catechistico, Don Andrea Leonardo. Abbiamo avuto modo, ecco, quindi tutti quanti si sono messi a disposizione per offrire occasioni di approfondimento e di confronto. Ecco, questo è un po' il senso di questo ciclo di conferenze che abbiamo organizzato.